Siamo pronti a cominciare un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini Cook. Nella puntata di oggi vi portiamo a conoscere da vicino una realtà molto particolare del territorio aretino, la cantina dei vini tipici dell'Aretino. Per l'appunto, insieme a due delle responsabili dei settori più importanti, l'area commerciale e l'area vendite all'estero, stiamo parlando di Margherita Banelli e di Milena Billi, che sono qui in studio con noi. Benvenute a Spunti e Spuntini Buonasera, grazie. Cook. E intanto saluto fin dall'inizio di questa puntata che dedichiamo appunto alla cantina dei vini tipici dell'Aretino il direttore Gianni Iseppi, che spesso è ospite qui di Teletruria. Oggi ha scelto di mandare voi a spiegarci, insomma, tutte le novità che riguardano la cantina. E partiamo proprio dalla forma molto particolare che questa azienda ha, perché è un'azienda che è un'associazione, una cooperativa di più viticoltori. Cominciamo da Margherita per conoscere quali sono le coordinate storiche e geografiche della cantina. Buonasera, allora la cantina dei vini tipici dell'Aretino è la cantina sociale storica di Arezzo, quindi è una cooperativa, è stata fondata nel 1970, i primi soci erano 38, già nel 1980 i soci erano 800, con un patrimonio vitato di circa 800 ettari. Dal 1980 al 2020 le cose sono molto cambiate perché l'azienda, grazie anche a finanziamenti, investimenti diretti ai soci che hanno permesso, a fondo perduto, che hanno permesso di rinnovare più del 50% del patrimonio vitato, ha ridotto il numero dei soci, quindi sono passati da 800 a 350, mantenendo 800 ettari di terreno vitato. Questo vuol dire che il socio si è professionalizzato, quindi è diventato in molti casi un viticoltore di professione. Ed è proprio forse questa la mission Questa è la mission di dell'azienda, una cantina di questo tipo che ha saputo cogliere e valorizzare Esatto, le mantenere. specialità che vengono prodotte e anche, come dire, professionalizzare i Esatto, viticoltori. quindi mantenere la tradizione, perché comunque oltre a garantire, diciamo, in un certo senso anche il paesaggio della nostra provincia di Arezzo, perché comunque ha mantenuto in un certo senso anche il paesaggio, ha anche, diciamo, garantito il mantenimento di una tradizione che si è Certo. sicuramente passata da nonno, figlio, nipote e che adesso infatti vediamo anche nel nostro tessuto sociale perché l'età dei soci si sta progressivamente abbassando. Ecco, una cosa importante è anche il luogo strategico dove si La trova. cantina è situata in località Ecco. Pontiachiani, quindi proprio alle porte della città. I nostri soci sono tutti della provincia di Arezzo, quindi sono tutte famiglie aretine. Ecco, e chi un po' conosce la zona, ecco, sa bene che nel periodo della vendemmia siete proprio una specie di hub in cui si concentrano, insomma, tanti raccolti di uva. Ecco, partiamo anche parlando innanzitutto diversamente dal solito. Oggi abbiamo già del buon vino versato sui calici, così facciamo colore insieme a tutto questo bel parterre di bottiglie che avete portato con noi. Questo per far capire, ecco, anche davvero la vastità della produzione di cantina dei vini tipici dell'Aretino. Partirei quindi da Milena Billi, parlando della possibilità che nel corso degli anni si è ampliata delle vendite all'estero. Esatto, sì. Hai detto veramente bene perché l'estero è sicuramente un punto molto molto importante per la cantina. In realtà lo è sempre stato, cioè è da anni che la cantina è presente all'estero. Considera che abbiamo dei rapporti con degli importatori oramai storici e che tutti gli anni siamo sempre felicissimi di rivedere, soprattutto Vinitaly è una di queste occasioni. Quest'anno finalmente siamo riusciti nuovamente a rivedersi vis-à-vis. E come ti dicevo, abbiamo dei rapporti storici con il Giappone, dove abbiamo un importatore che lavora con noi da tantissimi anni e con il quale, oltre ad avere, ripeto, questo rapporto storico, quindi dei prodotti oramai inseriti da tanti anni, stiamo andando avanti anche con dei progetti nuovi. Per esempio, abbiamo inserito il Chianti biologico, che è una delle novità che abbiamo lanciato. Come vedi, qui abbiamo
tanti prodotti e non sono tutti in realtà dei nostri. Ecco, quindi è anche una selezione. Sì, è una selezione. Per far capire ancora di più quanto è vasta la produzione. Ecco, e ci sono etichette nuove. Queste sono etichette nuove. È stata un'idea, ecco, anche parlando proprio con Gianni, che doveva essere lanciata 2 anni fa per il 50° della cantina, e poi causa Covid purtroppo non abbiamo potuto fare una presentazione ufficiale. Abbiamo sfruttato il Vinitaly proprio per presentarla a clienti nuovi e vecchi, sia italiani che esteri, e questa linea proprio si concentra, vuol ancora di più portare la visibilità di Arezzo, perché come vedi sono comunque delle etichette che parlano del territorio di Arezzo. Ecco, e si collegano. Stiamo vedendo, ecco, facciamo qualche esempio. Esatto, guarda, sono la in realtà anche delle etichette richiama, vedo da sì, qua. Sì, abbiamo dei vasari, abbiamo grande, le logge, esatto. Riprodotta nell'etichetta, poi non riesco a vedere moltissimo, ma forse i nostri telespettatori vedono anche meglio. Qui ecco, abbiamo la linea logge. Le logge, che è dedicata appunto ai nostri Super Tuscan, quindi ai vini più strutturati, di cui fa parte anche il Tuscanone, che è un prodotto nuovo, uno dei nuovi prodotti che abbiamo lanciato. La ecco, linea invece tra vitigni che selezionate, ecco, poi quali sono le tipologie di vino che vediamo qui? Allora, qua vediamo sia le denominazioni IGT, noi non abbiamo vino da tavola, ovviamente, quindi abbiamo dagli IGT alle DOC alle DOCG. Abbiamo le 3 denominazioni ovviamente principali, e per quanto riguarda le etichette, come ti dicevo, abbiamo suddiviso, diciamo, se vogliamo un po' classificarli così, in 3 fasce. Quindi abbiamo la parte degli IGT più di pronta beva, che si chiama Terre Toscane, è un brand che era già presente in aziende, che abbiamo voluto rivalorizzare, e qua noi ci ispiriamo soprattutto nei colori delle etichette a un terreno specifico che si trova in ciascun vigneto dove viene prodotto quel vino. E quindi qui stiamo parlando dei bianchi, mi dici? Bianchi, poi abbiamo anche i rossi, tipo il Sangiovese o i GT Rosso. E poi abbiamo la linea appunto dei vasari, dove vedi il disegno geometrico di Piazza Grande, che racchiude tutta la nostra produzione dei nostri Chianti, quindi al Chianti base, al biologico ovviamente, al Chianti riserva, e Chianti Colli Aretini. E questa è la linea, ecco, del De Vasari. Poi le logge, come ti dicevo, è quella dei Super Tuscan. Bene, allora noi intanto abbiamo fatto un'ottima introduzione di Cantina dei Vini Tipici dell'Aretino. Abbiamo anche da parlare poi del rapporto che voi tenete con tutti i soci, e quindi questo ce lo teniamo per la seconda parte. Io intanto darei la linea a Susanna Cutini con il Social Cook, che oggi ci porta a conoscere la cucina gluten free insieme a Rossanina del Santo, con un focus sull'uovo. Allora andiamo ad ascoltarcela, rimanete con noi, ascoltiamola insieme, così come fanno i nostri telespettatori. Ci ritroviamo tra poco con Spunti e Spuntini Cook. Ricette con le uova. Abbiamo con noi la nostra maga Merletta gluten free, la nostra Rossanina del Santo. Io ti chiamo Rossanina, certo. Non ti chiamo maga Merletta, no, vabbè. Ascolta, perché proprio le uova? Perché è un ingrediente ottimo da portare in giro, nutriente, veloce, che si può conservare anche fuori dal frigo una volta cotto, anche se sarebbe meglio tenerlo comunque a temperatura refrigerata. Quindi se andiamo a fare un picnic lo mettiamo in una borsetta con il ghiaccino. Però insomma è facile anche da portarsi indietro e anche da mangiare volendo anche in ufficio. E anche poco costoso, aggiungerei io. Sicuramente. Molto nutriente, poca spesa, molta resa. Esattamente. Qualcuno. Partiamo subito con la prima ricetta, perché ne abbiamo ben 3, quindi appunti e tutto. Vai. Allora, la prima ricetta è una ricetta inglese, strano a dirsi, ma molto buona, capita. Anzi scozzese. È una ricetta, si chiamano Scotch Eggs. Allora, prima cosa si prendono le uova. Le uova in questo caso utilizzo le uova di quaglia, perché sono piccoline e sono più facili da gestire. Anche perché le uova di quaglia fondamentalmente possono anche essere decorative, sì, curiose, perché sono più piccole, quindi hanno proprio la sensazione. E poi fanno venire meno, stuccano un po' meno, perché l'uovo sodo, diciamo la verità, un po' aggozza. Poi sono molto nutrienti, perché in natura quello che è piccolo contiene sempre di più. E voilà! Lei si è guardata, come dire, ecco. Lunga, no, vabbè. Allora, dunque, sgusciamo le uova, visto, per sgusciarle si tritano, si passano nel piano. Senti, si tu lavorano. Quando, domanda da 100 milioni, le immergi quando in acqua bollente? Bolle... Erano uova a temperatura ambiente in acqua bollente per 3 minuti, 3-4 minuti. Bolle, quando bolle le calli? Bolliva. Sì. Ma perché c'è la scuola di pensiero di mettere l'acqua fredda. Allora, il problema è la dimensione di queste uova, che io non so come gestirla, ho imparato in questo modo minuti? Vado. Dai 3 ai 4 minuti. Beh. Allora. Okay. In questo momento andrebbe un attimo lavato per togliere tutti i residui, certo, dei gusci che sono rimasti. Quindi prendiamo però una già
sgusciata e lavata. Vai. E prendiamo della carne di salsiccia. Allora, sì, grazie. La nostra salsiccia. Allora, possiamo prendere anche della carne di macinato, un semplice macinato di manzo, o addirittura, se qualcuno preferisce la carne bianca, anche del macinato di pollo. Bene, quindi ognuno può declinarlo come vuole. Noi l'ideale abbiamo preso la salsiccia. La salsiccia è già aromatizzata, quindi se prendiamo della carne di pollo, l'ideale è metterci un po' di aglio, un po' di erbe, qualcosa, tanto per dargli un po' di gusto. E infatti la pallina. E facciamo una polpettina. Le famose polpette della nonna le abbiamo... Ecco qua, si chiude, si passa nella farina, in questo caso farina di riso. Perché stiamo parlando di ricette senza glutine, quindi gluten free, dove c'è una cucina di gusto, perché esatto. Il gusto è importantissimo anche per chi ha questa certo. problematica, no? Poi sbattiamo un uovo. Quindi la farina di riso hai usato, farina di riso, no? Ma anche di mais, ma va bene anche la farina di mais, a me che sono anche intollerante al nickel la evito. Ecco, allora, perfetto. Tanto per non farsi mancare nulla. Poi la passiamo nell'uovo sbattuto. Se avete delle chiare avanzate, cosa che delle volte accade, le chiare vanno benissimo per attaccare poi il pan grattato. Perché bene o male serve un qualcosa di colloso, esatto. che attacchi, quindi se non si può usare anche le chiare, giustamente, perfetto. Come tu hai detto. Questo è un pan grattato senza glutine. Se non avete pan grattato senza glutine, va bene anche la farina di mais. Farina, quindi di mais e di riso, se utilizzate per celiaci devono essere certificate, quindi con la scritta senza glutine. E sbarrate. Ecco, bene. Quindi poi friggiamo. Poi lo friggiamo e prendendo con un cucchiaio lo friggiamo in olio profondo. Perché la pallina deve essere perfettamente immersa. Allora, alziamo la temperatura. Sì, perché... Vai, perfetto. E vai. Quando questa cosa sarà fritta, intanto io pulisco qua, di nuovo il piano. Tu però l'hai già pronta, quindi io vediamo la presentazione, okay. Per favore. La prendiamo, la tagliamo a metà, la mangiamo fredda, quindi questa è una pallina che si mangia fredda, una polpettina da mangiare fredda. Bellina. Ok, si dove mette. Dove la metti? Ah, giusto, qua. La. Qua, uno spuntone di maionese. Guardate, la maionese è senza glutine. La maionese deve essere certificata per essere senza glutine. Bene, quindi anche certificazione lì. Ok, e questo è pronto. Ce lo possiamo portare anche volendo in un picnic, ce lo possiamo portare in ufficio perché si mangia comunque a temperatura ambiente. Questo è perfetto. Fatto che vediamo qui di dietro, la nostra Maga Mirletta è andata esattamente... Ad Amatrice, a Torrita di Amatrice. Tornata, Torrita di Amatrice, perché anche lì, voglio dire, tu porti il sorriso e la conoscenza delle intolleranze, perché comunque al campo vengono fatti 500 pasti al giorno, cioè 500 persone al giorno vanno a mangiare nei campi dei terremotati, e quindi c'è necessità della conoscenza delle intolleranze. Tu vai sempre con i cuochi? Ovviamente la Federazione Italiana Cuochi in questo campo è super preparata, però insomma, essendo la responsabile nazionale per le intolleranze e le allergie alimentari, la MAGA deve essere comunque presente. Guardate queste foto, guardate questi sorrisi, ma io i bambini quando arrivi con le caramelle, no, sono fantastici, senza glutine, che possono mangiare anche loro, sono felicissimi, perché è una cosa, qua ci sono i volontari che vengono serviti, qua c'è il militare, perché ci sono anche i militari ovviamente all'interno e questo è il famoso reporter, il famoso marito, in questo caso Nicola Impallomeni, che segue passo passo con tutte le foto, quindi si può vedere, guardate questa bambina con quella cappuccino rosso, guardate. Bimba Giulia. Bimba si trova Giulia. Questa pazza scatenata con questa, proprio la Maga. Vai, sì, andiamo con la ricetta. Andiamo vai. Avanti, allora, seconda ricetta sono le uova sode farcite. Allora, uova sode, abbiamo sempre le uova di quaglia, assodate sempre per 3-4 minuti, in acqua, partendo da acqua bollente. Sì, allora, quindi abbiamo utilizzato proprio le uova di quaglia sempre. Con cottura leggermente morbida al centro, io la preferirei ancora un attimo più morbida, però va bene anche così. Vai. E quindi... E adesso mettiamo uno spuntone di maionese. Allora, questa è una maionese al curry, quindi fatta semplicemente aggiungendo del curry alla maionese. Poi. Una fettina di cipolla a decorare e via andare. Poi maionese normale, uno spuntoncino di pomodoro secco e via andare. E via andare. Poi maionese all'arancia, quindi semplicemente addizionata di scorza di arancia. D'arance. E una rosellina di salmone affumicato. Guardate che idee, vai. Epla, e questa cade. Aspetta, grazie. E se mi riesce, aiuto. Pesa questo. Sì, perché non sono stati, la Maga non li ha sculacciati. Vai. E sì, li andava tagliato sotto. Questa qui è finocchiona passata nel microonde e poi e resa in polvere. Ecco, vai. Qui abbiamo
Le altre due rifacciamo con l'arancio, finiamoli con l'arancio e il salmone. Vai. Visto che le roselline ci sono, scusa. E bella. Ce la fai? Sì. Bella. Vai. Bellissima sta. E qua ci guardate con questi cucchiaini di plastica che si trovano da tutte le parti. Sì, ma voglio dire, anche presentare un antipasto, eh? Potrebbe, perché poi senza glutine, se uno non lo sa, ma non è mio, non è mio. Cioè, mica capito qual è? Cioè, niente, si mangia di che. Bene, perché il gusto, certo, è importante. Certo. Niente, e lei veramente fa ricerca, perché ti, sì, complimenti, perché fai una ricerca infinita per dare, per appagare la vista, perché la vista, certo, è la cosa che mangia per prima, ma non sottovalutare il gusto, perché se una cosa è bella ma non è buona, non la mangi, esatto, non si riassaggia neppure. Vai, ultimo, allora, piatto. Scusate. Prego. Allora, l'ultimo piatto sono dei nidi di patate. Come si fanno a fare questi nidi di patate? Con una grattugia da rösti, semplicemente si passa avanti e indietro e si fanno queste striscioline di patate e si ottengono delle striscioline di patate. Perché la patata si può mangiare. Esattamente, la patata è naturalmente priva di glutine. Quindi la mettiamo in uno stampo ben unto. Sì, con un po' di burro, di ma anche l'olio, ma anche semplicemente l'olio, anche un bell'olio extravergine di quelle. E facciamo in questo modo. Guardate in forno, 200 gradi per 7-8 minuti e poi lo vedete, deve diventare bellino così dorato. Sì, basta accendere anche solo il grill, penso. Sì, delle volte la patata comunque rischia di non cuocersi al centro, per cui un attimino di cottura, proprio anche ventilata, male non gli fa. Bene. Ok, poi le uova di quaglia le prendiamo. Allora, padella calda, una botta all'uovo di quaglia e poi piano piano si incide. Perché rompere l'uovo di quaglia non è facile, perché si può rompere il centro, giusto? Esattamente, voilà. Guardate. Ce l'abbiamo fatta. Te dove vai? Non andare in giro. Perché forse sarà un po' in pendenza al tavolo. Ma noi non ce ne importa nulla e adesso, quando si scalderà, perché a padella ha deciso che ci vuole un attimino a scaldarsi. Vabbè, comunque noi le abbiamo comunque già pronte. Comunque sì, noi le abbiamo già pronte. Allora, poi lo qua. Vai. Sì, scusate, scusate, devi andare. All'ordine. Allora, con il guardate l'uovo che si sta prendendo, guardate, ta-da. Allora, con il coppa pasta si tagliano le uova. Devo dire, Rossanina, che maga Mirletta, che hai un sacco di idee. Ma sono cose, sono cose veramente molto semplici. Lo so, ma la semplicità è una parola difficile, figlia sì, mia. Sì, quello è anche vero. Allora, vediamo questi nidini come si mettono poi, perché giustamente, ora li sposto un attimo, da qua. Va, se non mi avvicino io. Allora, qui ci vuole prima il nido, che testa. Va là. Mettete il nidino. Ce la fai se lo metto? Sì, sì, vai, mettilo dove ti torna più comodo. Massimo, lo rimetto dove era prima, guarda, qua, così faccio spostare la nostra maga Mirletta, così. E se noi si facesse, non ci si fa, così. Vai, metti, okay. Vai. Allora, qua. Guardate, l'ovetto qua si è già cotto, Guardate si come può fare con una spatolina, magari vi torna pure meglio, farlo con la spatolina. Ma le mani in cucina sono le forchette di Dio del re, ecco, perché e va là. Il re mangiava con le mani, e le mani in cucina servono per il tatto, per capire sì, se una sicuramente cosa è giusta, è cotta e tutto. Sicuramente, no? Si riesce a fare tanto di più con le mani. Le mani sono importanti. Che, allora, ecco qua. Ripresentiamoli, quelle sono le polpette? Le polpette alla scozzese. Polpette alla scozzese, eccole qua, queste, Massimino, da okay. Queste. Poi abbiamo le nostre. Poi abbiamo le uova di quaglia miste per l'antipasto, semplicemente assodate con un po' di salsa sopra. Guardate che bella, tante idee. E qua per ultimo? E qua per ultimo sono i nidi di patate con le uova al tegamino. Allora io ringrazio la nostra maga Mirletta Rossanina del Santo per averci proposto queste ricette con le uova ma di quaglia. E poi il suo piccolo grande sorriso che ha portato, grazie a lei, anche ad Amatrice. Grazie a voi. A te. Eccoci nuovamente a Spunti e Spuntini Cook, stiamo conoscendo da vicino la cantina dei vini tipici dell'Aretino, torno a parlare con Margherita che dicevamo all'inizio della puntata si occupa della parte commerciale. Ecco, quali sono le modalità con cui lavorate a braccetto, diciamo così, con tutti i vostri soci per valorizzare al meglio i prodotti?
Allora, sicuramente è il controllo di tutta la filiera. Quindi, grazie anche a finanziamenti della Regione Toscana e della Comunità Europea, sono stati acquistati delle apparecchiature che consentono di fare delle analisi sul prodotto. Quindi è un FOS, è una macchina che consente di analizzare sia i mosti e i vini finiti che l'uva, una volta che appena entrata in ingresso in conferimento dal socio, quindi consente di controllare la qualità del prodotto dall'inizio, quindi da quando la porta il socio fino alla messa in bottiglia. E quindi direi parola d'ordine, innovazione. Innovazione e controllo. Al creare fine, qualità. Esatto. Ecco. Poi un'ulteriore cosa che è stata fatta sempre per controllare la filiera, sono state inserite all'interno delle proprietà di alcuni dei soci 14 centraline che consentono il controllo, diciamo, climatico. Quindi il nostro enologo interno può controllare l'andamento climatico durante l'anno, soprattutto dal periodo che va dalla gemmazione fino a prima della raccolta, di modo da poter valutare se fare dei trattamenti, quando farli e quanti farne. Quindi questa, certo, è una cosa, oltre a, diciamo, rispettare l'ecosistema e quindi anche la natura, consente di migliorare ancora di più la qualità del prodotto, perché appunto l'uva è controllata dal momento in cui fiorisce la pianta fino al momento in cui viene prodotto il vino e viene messo dentro la bottiglia. Questo Maigrita è molto interessante, perché poi tutti, diciamo, i wine lovers, wine addicted, sono molto attenti a conoscere, certo, la struttura anche della vigna che accoglie appunto i vari vitigni, e quindi chi vuole essere davvero molto attento a questo, con questo tipo di monitoraggio. Poi voglio aggiungere, che noi prendiamo solo uva dei soci, i nostri soci hanno l'obbligo di conferimento, quindi il nostro vino è fatto esclusivamente con le uve che vengono conferite dai nostri soci e che sono esclusivamente prodotte dai nostri soci. Non compriamo vino, e tutto quello che trovate al nostro negozio e che i nostri clienti acquistano è controllato, è nostro, ecco. Ecco, allora hai nominato una parola importante, parliamo anche del punto vendita, che è un fiore all'occhiello che in questi anni diciamo è cresciuto anch'esso con questa grande innovazione di cui ci hai parlato poco fa, Margherita. Allora torno da Milena Billi per spiegarci in che modo poi avete scelto di creare un punto vendita. Sì, il punto vendita è molto molto importante, possiamo dire di essere una cantina a chilometro zero veramente, perché chiunque, sia chi abita ad Arezzo e quindi oramai ci conosce, sia il turista che comunque passa, ha modo di fermarsi, assaggiare il vino, acquistare e quindi conoscere poi alla fine tutta la nostra storia. Come diceva Margherita, questa è una cantina dove con il conferimento totale garantiamo proprio la qualità e tutto viene controllato soprattutto in maniera oggettiva, cioè non ci sono soci di tipo A, soci di tipo B, perché proprio questo controllo di cui Margherita parlava prima è un controllo oggettivo che viene fatto da un strumento, da un macchinario che ci consente proprio di avere dei parametri oggettivi per tutti. Quindi la cantina è una cantina che mantiene sì la tradizione, ma guarda anche verso l'innovazione, questo sia dal punto di vista tecnologico e soprattutto ambientale, perché comunque abbiamo anche una produzione elettrica autoprodotta tramite sia i pannelli solari che anche il riciclo dell'acqua, quindi è una cantina molto molto attenta. Quindi anche alla sostenibilità di tutta la filiera. Soprattutto la sostenibilità. Ecco, propositi per il futuro, Milena, ci sono dei sogni nel cassetto che state diciamo, cercando di sicuramente realizzare? Sì. Allora, intanto siamo appena tornati da Vinitaly con ottimi, ottimi risultati, nuove idee. A breve avremo anche Provine, che è un'altra fiera molto importante a livello europeo, forse quasi la più importante. E poi abbiamo già dei progetti nuovi sia a livello di prodotti ma anche proprio di mercati. Parteciperemo ad alcune fiere un po' più lontane, quindi a breve avremo la Thailandia, avremo anche la Borsa Vini in Svezia. E poi ecco, da qua a fine del 2022 sicuramente avremo alcune novità anche in fase proprio di vendemmia, sicuramente studieremo qualcosa di nuovo, perché i mercati comunque alla fine chiedono sempre qualcosa di nuovo, no? Quindi bisogna essere sempre un po' precursori delle mode. Certo, abbiamo ancora qualche minuto, è davvero molto interessante quello che ci spiegava prima Margherita a livello proprio del monitoraggio climatico, ambientale. Ecco,
da questi dati, non so se ne avete già alcune a disposizione, c'è qualche pronostico da fare già per la vendemmia o è ancora davvero ancora troppo presto? Ancora è un po' presto, però penso, spero, che per quest'anno magari le gelate dovrebbero essere, diciamo, superate, però ecco, è un po' presto, perché queste centraline in realtà raccolgono i dati nel momento e quindi nel momento in cui li raccolgono danno delle segnalazioni sull'esigenza di fare dei trattamenti specifici per la malattia della vigna, ma quindi la vigna generalmente... Per sì, certo, bene comunque quali deve sono esserci già stata la fioritura, l'allegagione, quindi insomma dei momenti particolari che ancora è un po' presto. Bene, allora noi possiamo a questo punto prendere questi calici che abbiamo versato, ricordiamo ecco, quali sono, qual è il vino che abbiamo scelto di versare, ecco Margherita, grazie. Ti aiuto, ecco qua. Ecco, questo è un rosso, che vino abbiamo versato nel calice? Sì, qui abbiamo un Chianti Superiore, che è appunto uno dei nostri Chianti, fiore all'occhiello della cantina, insieme ovviamente a tutti quelli che vedete e ad altri che trovate sì, presso ecco, il nostro punto vendita. Abbiamo anche qualche bottiglia più particolare. Abbiamo qualche bottiglia più particolare e anche direi io storica, perché ecco, come vedete qua abbiamo il fiasco del Chianti, che è un po' il simbolo, no, della Toscanità e soprattutto del Chianti all'estero. E noi continuiamo a produrlo, anche se adesso ci sono un po' di difficoltà nel reperire proprio le materie prime. E poi abbiamo un Vinsanto che produciamo in quantità molto limitata e poi abbiamo una bollicina, perché comunque che se ne dica, le bollicine adesso vanno di moda e quindi ci siamo un po' adeguati anche noi a un mercato. Sì, sì, noi ovviamente siamo focalizzati sui rossi perché la zona nostra del Chianti è comunque la zona dei rossi, però ripeto, dobbiamo un po' anche seguire le richieste dei mercati. Bene, allora brindiamo alla attività, insomma, che ci avete raccontato della cantina dei vini tipici dell'Aretino, brindiamo a innovazione, qualità, sostenibilità, grazie per essere state grazie. Con noi a Margherita Banelli e Milena Billi, un saluto ancora al vostro direttore che so che ci segue insomma da casa. Salutiamo comunque salutiamo con intanto il cuore. Tutti i soci, ecco. In primis tutti i soci, perché tutto quello che comunque vedete qua e noi siamo qua grazie soprattutto a loro. E anche un grandissimo saluto e ringraziamento a tutto lo staff della cantina, quindi a partire dagli uffici, alle colleghe che seguono i soci, l'amministrativo, spedizione logistica, a chi sta al punto vendita, che comunque è la faccia della cantina davanti al nostro pubblico, certo. E a tutti comunque i colleghi che lavorano in cantina. Bene, grazie, grazie per essere state con noi, un brindisi, e noi invece dopo il brindisi berremo a telecamere spente. I nostri telespettatori li lasciamo in compagnia di Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini, che ci parlano di insetti e gusto, quindi qualcosa di davvero particolare, insieme a Davide Patrizio. Grazie per essere stati con noi, Spunti e Spuntini Cook torna la prossima settimana.